Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Il capo della delegazione anglicana, protestante, John Moorman, confida al padre Radolf Wittgen, che dovrebbe essere un cattolico, che la via dell'ecumenismo, di questa unione tra cattolici e protestanti, sarebbe ampiamente favorita se la Chiesa cattolica sviluppasse il concetto di collegialità dei vescovi. Egli suggerisce di trovare un sistema perché i vescovi di tutto il mondo costituiscano col Papa un consiglio permanente. Cioè un consiglio permanente in cui c'è il Papa, ma ci sono anche tutti gli altri vescovi e insieme prendono le decisioni. Papa e 2000 vescovi. Allora, collegialità dei vescovi e consiglio permanente significano che i vescovi riuniti in collegio, ossia riuniti insieme, hanno la stessa autorità del Papa e possono decidere come vogliono sul rapporto con i protestanti, ma anche sulla religione, sulla morale, sugli insegnamenti. Visto cosa succede? Paolo VI vuole i protestanti nel cuore stesso della sua intimità e il risultato è il tentativo di mettere da parte il papato. Quindi, dopo questa apertura di Paolo VI, per i vescovi super progressisti cattolici sorge il problema. Come arrivare a convincere la maggioranza del concilio a ridurre l'autorità del Papa? La soluzione è, prima di tutto, occorre impedire ai vescovi competenti in materia di dire la propria opinione in aula. 29 ottobre, una decina di giorni dopo. Sovversione elettorale nel Vaticano II. I quattro moderatori propongono un nuovo metodo per affrontare la discussione di uno schema. Mettere ai voti alcune questioni circa lo schema, allo scopo di conoscere la tendenza dell'aula e ancor prima di discutere la redazione del testo sullo schema. Quindi un voto molto preventivo. Si precisa che il voto avrebbe solo un semplice valore indicativo. Come funziona questo giochetto? I quattro moderatori super progressisti, Döpfner, Sunes, Lercaro e Agajan, a cui Paolo VI il 13 settembre aveva trasferito la conduzione dei dibattiti conciliari, decidono di introdurre questo voto indicativo per giungere con più votazioni consultive e con la propria influenza nella gestione dei dibattiti ad un testo sullo schema quasi definitivo, da presentare poi all'ultimo momento alla commissione competente, che in questo modo non può esercitare più la propria influenza e la propria competenza. E infatti, il 5 novembre del 63, appena una settimana dopo, il direttore di una commissione denuncerà l'abuso
di questo voto indicativo, ossia denuncerà l'effettivo scavalcamento della commissione pertinente. Ora indaghiamo la correttezza dello svolgimento dei lavori conciliari attraverso questo voto indicativo. 30 ottobre, il giorno dopo. In virtù del nuovo metodo proposto dai cardinali moderatori, 4, si mettono ai voti 5 punti. Tra questi, una domanda molto importante riflette la tesi collegialista, Collegio dei Vescovi. Occorre rivedere lo schema sulla Chiesa in modo da precisare che il potere pieno e supremo sulla Chiesa universale appartiene di diritto divino al Collegio dei Vescovi uniti al suo capo? Il risultato della votazione, del voto indicativo, è una vittoria per i liberali, 1717 voti a favore e 408 contro. Monsignor Wright, vescovo di Pittsburgh, Stati Uniti, si affretta ad affermare che questi 408 voti non sono di alcun valore. Ecco l'argomento tanto caro ai quattro moderatori. Non la predicazione della religione all'uomo comune, ma se i vescovi collegialmente hanno lo stesso potere del Papa, in modo da poter decidere sia sul rapporto con i protestanti, sia su qualsiasi altro argomento. Henri Fesquet, giornalista, in Le Monde, non esita a scrivere: il Vaticano II ha inaugurato una pagina tutta nuova della storia della Chiesa. Gli integralisti, i tradizionalisti, sono in ritardo di un concilio, cioè sono rimasti al Concilio Vaticano I. E così accade quello che nella Chiesa è accaduto nelle grandi occasioni, cioè la minoranza confusa finisce col dar prova di una reale abnegazione e si sottomette. Infatti, tra i vescovi tradizionali vige il mito della virtù dell'obbedienza contro le proprie opinioni personali. Così, se il Papa dice una cosa, si deve obbedire. Se un gruppo di vescovi ha un orientamento ben deciso, allora sarebbe bene, sarebbe la cosa giusta, che tutti gli altri vescovi, anche fossero la maggioranza, si adeguino, si sottomettano, in modo da evitare scismi e per non rischiare di peccare contro lo Spirito Santo. Hai visto mai? Infine, la maggiore resistenza espressa da quella che sarà da allora la minoranza, da allora, si riscontra in occasione della questione dell'ordinazione dei diaconi permanenti, 525 voti contrari su 2200-2400, che ne conferma la debolezza. Non aveva avuto dubbi che il 30 ottobre avrebbe segnato una svolta, nota il padre Congar nel suo giornale. Congar, super progressista, sottolinea che era avvenuta una svolta. Visto? All'inizio la maggioranza dei vescovi era tradizionalista, ma i quattro moderatori del concilio, attraverso il voto indicativo, sono riusciti a spostare l'orientamento della maggioranza in direzione super progressista.
Così, ricapitolando tutta la dinamica, all'inizio Paolo VI ha spostato la direzione delle discussioni dalle 10 commissioni ai 4 moderatori, super progressisti. E adesso questi, attraverso il voto indicativo, hanno influenzato l'orientamento tradizionale della maggioranza dei vescovi. Ed ora, dopo 2000 anni, il papato rischia di rimetterci. Infatti, 5 novembre, 6 giorni dopo, inizia il dibattito a proposito dello schema sui vescovi e il governo delle diocesi. Numerosi vescovi ne approfittano per attaccare la curia romana. Maximos IV, patriarca melchita di Antiochia, chiede la creazione di un supremo sacro collegio, comprendente i patriarchi orientali, i cardinali e i vescovi diocesani eletti dalle conferenze episcopali locali. La curia dovrebbe rimanere sottomessa a questo organismo, limitandosi a svolgere un ruolo esecutivo. Cioè, questi comandano e la curia esegue. Il cardinal König si richiama ad un organismo centrale che aiuti il Papa a governare la Chiesa. Il cardinale Frings attacca il Sant'Uffizio rimproverandogli di giudicare e di condannare in maniera troppo sbrigativa. Questo è il frutto dell'accoglienza del suggerimento del 18 ottobre dei protestanti. Il cardinale Ottaviani, prefetto del Sant'Uffizio, protesta energicamente e ne approfitta per ricordare il voto del 30 ottobre sui famosi 5 punti. Egli rimprovera a questo nuovo metodo, quello dei voti indicativi, di scavalcare la commissione teologica da lui diretta. E, secondo gli appunti del settimanale francese sui lavori conciliari, per quanto riguarda la seconda sessione, di questo argomento non se ne parlerà più. Sarà ripreso alla successiva, ormai inevitabile, nuova ulteriore sessione. Intanto, a questo punto, è stato proposto il Supremo Sacro Collegio, da porre allo stesso livello del Papa, per aiutare il Papa a governare la Chiesa. Ossia un collegio di vescovi con l'autorità del Papa, accanto al Papa. Papa e collegio. Ma non per lo scopo di predicare meglio la religione all'uomo comune, ma per quello di avvicinare la Chiesa cattolica a quelle protestanti. E indagatore, qua c'è il prossimo video.